Tutto possiamo cominciare, no? Direi che intanto di ringraziare tutti quelli che hanno permesso questo risultato, di raggiungere questo risultato. Mi riferisco in particolare a tutte quelle professionalità che ci hanno messo veramente l'anima, in qualche caso hanno sacrificato anche il loro lavoro. Stiamo parlando di chi ha curato la parte grafica, i video, le foto, tutta la presentazione, diciamo l'immagine del movimento. Per non parlare di tutte quelle grafiche che avete visto sui manifesti prima, sulle plance elettorali poi, su Facebook, in ogni dove. Mi sentirei anche di ringraziare quelli che hanno ironizzato sulla nostra campagna elettorale, visto che hanno preso a spunto le nostre iniziative per fare satira, più o meno riuscita, però comunque sempre bene accolta. Un altro ringraziamento a tutti gli attivisti che ognuno con il suo piccolo spazio, con la presenza ai banchetti, con il volantinaggio, con la predisposizione di tutto quello che serve per organizzare un evento. Anche se ripensiamo agli eventi clou di questa campagna elettorale, come può essere stato quello di due venerdì fa, in realtà dietro c'è stato un lavoro veramente encomiabile da parte di tutti e di tanti, e questo non dobbiamo dimenticare. E non dobbiamo dimenticare che la nostra è una campagna elettorale autofinanziata, non ci abbiamo nessuno che ci ha dato vagonate di soldi per pagare appunto volantini, per pagare manifesti, per pagare tutta quella grafica che abbiamo potuto che avete potuto apprezzare in questi mesi. E poi chi ha dato una mano a stendere il programma, non dimentichiamoci che il programma l'abbiamo steso in collaborazione con i cittadini, con le associazioni, andando ad ascoltare il più possibile tutti quelli che ce lo chiedevano, in qualche caso siamo stati anche noi a sollecitare un incontro. È stato un lavoro veramente gravoso in termini di tempo, in termini di impegno, in termini anche di sintesi e di rielaborazione, però l'abbiamo fatto con la consapevolezza che andiamo in qualche modo a delineare quello che è il futuro assetto della città. Questo dal nostro punto di vista è molto importante. Noi vogliamo che quello che abbiamo scritto nel programma non siano parole, ma siano fatti. Noi andiamo a vedere i programmi elettorali delle giunte scorse, probabilmente alcune cose le ritroviamo scritte, realizzate indubbiamente molte, ma molte meno, anzi in qualche caso direi proprio nulla. Che cosa intendiamo fare adesso? Adesso inizia il lavoro vero e proprio, inizia intanto una prima fase di ascolto di quelli che sono gli operatori stessi dell'amministrazione, cioè i dipendenti comunali. Sono loro l'ossatura dell'amministrazione. Noi siamo di passaggio, siamo di transito, siamo i portatori dei progetti, i portatori delle idee, ma poi ci vuole una macchina amministrativa che funzioni e che funzioni nel migliore dei modi. Abbiamo visto che quando la macchina amministrativa non funziona come si deve, si arriva a 114esimi su 120 nei bandi di concorso, a cui si partecipa per ottenere soldi, e forse solo grazie al fatto di essere in campagna elettorale il governo ha pensato bene di aprire da subito i cordoni della borsa, altrimenti questi finanziamenti li avremmo avuti chissà quando
e in qualche caso chissà se li avremo, se li avremo avuti. Quindi la prima cosa da fare è l'ascolto dei dipendenti, cercare di capire dal dentro, dal di dentro, che cosa funziona e che cosa non funziona nella macchina amministrativa. Ovviamente intendendo con dipendenti comunali anche dipendenti delle partecipate, non dimentichiamocelo, le partecipate poi sono un po' il biglietto da visita delle città, della città, pensiamo all'AMIA, solo al discorso del decoro urbano, della pulizia, delle strade, per non dire della manutenzione del verde, è il primissimo biglietto da visita di tutti quanti noi, di tutta la collettività. Una volta fatto questo approccio con i dipendenti comunali, quindi con la parte interna dell'amministrazione, torneremo in giro tra la gente per sentire quali sono le priorità. Sappiamo che di cose da fare l'abbiamo visto, l'abbiamo apprezzato durante questa campagna elettorale, sono tantissime. Abbiamo una lista che potremmo definire infinita e i 180 milioni di euro di debiti indubbiamente non ci aiutano a risolvere problemi, però intanto cerchiamo di cominciare, se non altro, da quei piccoli problemi che tormentano i cittadini tutti i giorni, per fare in modo che almeno quelli, diciamo, che sono di lieve entità ma che comunque influiscono negativamente sulla vivibilità della città possano essere risolti. Ovviamente la prima attenzione sarà quella del decoro urbano, come ho già detto in varie occasioni, perché sul decoro urbano secondo noi intanto cominciamo semplicemente da lavorare come si deve, lavorare bene, fare in modo di organizzare la macchina di AMIA in modo che possa compiere nel migliore dei modi la propria funzione e la propria mission. Non dobbiamo dimenticare che dobbiamo dare gli strumenti ai lavoratori per poter lavorare nel migliore dei modi. Solo in questo modo possiamo ottenere risultati con minimo sforzo e comunque con un impegno economico al momento veramente difficile. Poi quando avremo modo di essere dentro a vedere di preciso com'è la situazione finanziaria del comune, avremo anche la possibilità di essere più precisi. Poi non dimentichiamoci che comunque c'è anche il piano triennale delle opere pubbliche che è stato approvato e che contiamo, almeno per quanto riguarda le opere da portare avanti nel 2017, che si possa effettivamente partire il prima possibile in modo tale da poterle portare a compimento anche velocemente. E quindi dopo il decoro urbano, o meglio in contemporanea col decoro urbano, dovremo intervenire su quelle strutture pubbliche che hanno bisogno di veramente poco per essere riportate alla piena funzionalità o perlomeno a essere funzionali e fruite dai cittadini. Pensiamo ad esempio alla caravella. La caravella basta veramente poco per cominciare a renderla funzionale, basta semplicemente fare in modo che possa essere mantenuta pulita. Diciamo, la pista da pattinaggio è già funzionale, si tratta di fare in modo di poterla rendere appunto usufruibile attraverso un piccolo regolamento intanto provvisorio per poter dare subito spazio ai cittadini. Non dimentichiamoci che l'estate è ormai iniziata e quindi purtroppo tante cose non riusciremo magari a farle, se non quelle già programmate dalla precedente amministrazione. Per il resto intanto vedremo di fare delle iniziative veramente a breve periodo. C'è ancora le piscine scoperte ancora da sono aperte finalmente, visto che sì. Io non l'ho firmato. Ci fa piacere che il sindaco Scente abbia voluto compiere questo ultimo gesto di generosità, oserei dire, chiamiamolo così, nei confronti della cittadinanza, della collettività, perché purtroppo tante strutture vengono aperte oggi ancora in modo provvisorio. Oltre a questo, ovviamente l'impegno sarà sul regolamento degli agri marmiferi, non dimentichiamo
dimentichiamo, c'è una scadenza ravvicinata, vedremo di lavorarci da subito in modo tale da poter rispettare quello che ad oggi è la scadenza di legge. Ovviamente sarà un lavoro comunque impegnativo, perché ci sarà appunto nostra intenzione ascoltare, confrontarci con tutte le forze sociali, economiche e comunque civili della città, perché è il regolamento degli agri mammiferi è uno dei punti fermi e un punto cardine di quella che sarà la nostra amministrazione. Ovviamente non intendiamo rinviare l'ascolto con le varie parti sociali all'ultima settimana prima dell'approvazione. Intendiamo farlo quanto prima, in modo tale da avere un quadro più completo possibile della situazione e poter fare anche le scelte più adatte alla realtà dell'escavazione e della lavorazione in loco, non dimentichiamo. Altra iniziativa su cui vorremmo lavorare è appunto quello di ridare alla cittadinanza quegli spazi che troppo spesso sono mancati. Pensiamo a uno spazio come il Parco della Padula che ha bisogno di essere restituito il prima possibile alla città. Se per il museo ci sarà magari da aspettare, però almeno il parco, siamo d'estate, non possiamo fare, trascurare una potenzialità del genere. La gente deve poter andare in Padula quando vuole, per tutto il tempo che vuole, sfruttarlo sia di giorno sia la sera, teoricamente anche di notte, perché comunque un'illuminazione, anche se un po' da risistemare c'è. L'importante è che il parco sia rivissuto. Abbiamo bisogno di recuperare il tessuto sociale di questa città, perché altrimenti non si può andare avanti. Parallelamente a queste iniziative vedremo di lavorare anche sul piano della sosta e fare in modo che ci possa essere un incentivo, che potrebbe essere per esempio il discorso della sosta di cortesia. Vedremo con i tecnici come poterla orchestrare in modo tale che effettivamente anche il piano della sosta diventi un po' più rispondente a quelle che sono le necessità di tutti, dei residenti, dei commercianti, dei visitatori, di tutti quelli che avranno la voglia e il desiderio di visitare la nostra città. Non dimentichiamoci poi di spazi come il Centro Amendola e il parco adiacente, che ad oggi scontano ritardi dell'amministrazione veramente ingiustificabili. La nostra intenzione è quella, come ho detto prima, di recuperare il prima possibile, nel miglior modo possibile, tutti quegli spazi pubblici che ad oggi ci sono negati, e questo è il primo passo da fare. Su quelli privati ci sarà da fare un altro discorso, ma intanto cominciamo a riappropriarci degli spazi pubblici. Gli spazi pubblici devono essere aperti, disponibili a tutti, usufruibili da parte di tutti. Questo è fondamentale dal nostro punto di vista per una buona amministrazione. Siano essi parchi, siano essi strutture come possono essere il Teatro degli Animosi, il Parco della Padula, c'è veramente bisogno di riappropriarci della città nel suo insieme. La collettività deve poter vivere la città. Se la squadra che condividerà con me questi 5 anni vuole